Amici di Nergame, siamo con Riccardo Peroni, doppiatore di Joker nella serie animata, ma non solo, poi vedremo anche quando. Siamo qui al Cartoonix, ringraziamo innanzitutto per l'immensa disponibilità. Grazie a voi. Qualche domanda, diciamo, chiaramente il personaggio a livello di doppiaggio che ti lega di più nella tua carriera è Joker. Beh sì, è il più assiduo. Qual è il tuo rapporto con il Joker? Ma credo che ci unisca molto il divertimento, l'ironia. Lui, vabbè, è un po' più cattivo, ma anch'io. Tu eri già fan, conoscevi già il mondo di Batman? Lo sì. Sei diventato dopo? No, sono stato un grande lettore di fumetti. Ancora oggi lo confesso, leggo tutti i mesi Tex Willer, che non si dice Willer, ma si dice Willer, come si dice una volta, e quello lo leggo, è l'ultimo aggancio. Però non è tra Capitan Mickey, Black Macigno, e compreso Batman, Superman. Come menzionato in precedenza, ha doppiato Joker nella serie animata, ma non solo, perché ci sono anche i videogiochi della serie Batman Arkham. A questo proposito, a livello proprio di lavoro, qual è la differenza tra il doppiare una serie animata e il doppiare un videogioco? La serie animata è vedi quello che doppi, il videogioco non vedi niente, perché la scena tu la vedi e la doppi, e lui segue anche i labiali, eh? Il videogioco vedi soltanto un'onda, che è la voce in inglese, e questa asticella che si muove, bisogna stare dentro da lì a lì, fare i fiati, scatola chiusa, però non vedi niente. Infatti io non ho mai visto un videogioco, perché non li compro, non li so fare, li faccio. Quindi diciamo non hai mai avuto occasione di risentirti? Però mi dicono che vanno bene, quindi bene, divertitevi. Chiaramente poi c'è una diatriba, se vogliamo chiamarla così, tra la serie animata e il mondo del cinema. Per il mondo del cinema, a livello del personaggio del Joker, sono state fatte altre scelte. Sì. Ti piacerebbe? Accidenti a loro. Deduco di sì che ti piacerebbe. No, certo, mi piacerebbe tantissimo. D'altra parte è stato doppiato benissimo da Giannini, eccetera. Bravi, che devo fare? Io faccio dove mi chiamano. E personalmente ti è mai capitato di renderti conto, di pensare al fatto che quando magari la gente ti sente parlare pensa subito al Joker, cioè di portare un po' il peso di questo personaggio? No, se è un peso, non è affatto un peso, è un divertimento, un piacere. C'è gente che capta al volo la voce, dice ma lei è la voce del Joker? Sì, è vero, cioè, dalla sua vista quasi ti scusi, ma in realtà ti fa piacere, vuol dire che anche roba mia ce n'è. Certo. Invece, tornando proprio a livello del doppiaggio, se hai un ricordo del tuo primo doppiaggio, la tua prima volta in una sala di doppiaggio? Beh, all'epoca, si dice all'epoca, anni diciamo fa, nella preistoria, no, la prima volta che sono entrato in una sala, c'erano le tre fasce di doppiaggio, il brusio, poi le parti un po', poi le partone, e ovviamente si cominciava dal brusio. Però quando ero lì poi sentivo quelli bravissimi, all'epoca considerati bravissimi, che magari sbagliavano, se sbagliano loro, sbaglio anch'io, non succede niente. E poi si impara e si va. C'è invece nella parte del Joker, nella fase di doppiaggio, un momento, una puntata, un film, o chiaramente videogioco magari meno perché, come hai detto tu, non c'è il contatto visivo, che ricordi maggiormente o cui sei più affezionato? No. No, perché mi sono divertito per 22 anni. Siamo cresciuti insieme. Lui è cambiato come disegno. I primi erano dei disegni molto quasi più infantili, insomma. Era un clown col naso rosso, eccetera, eccetera. Votato alla cattiveria, però era, poi è diventato sempre più affilato, sempre più tagliato col laser. E per cui c'è stato un po' un cambiamento interno. La voce è un pochino diversa, però insomma, la struttura è quella lì. Mi sono divertito tantissimo e spero di divertirmi, se ci sarà mai, uno prossimo. Ma credo proprio di prima, sì, perché... Prima di chiudere, dai. Il Joker è difficile da mangiare. E tanto non vorrei mai. Esatto, quindi... L'ultimo l'aveva trovato il sistema che viveva nel sangue di Batman, no? Esatto, quindi, esatto. Poi i pozzi di Lazzaro... Troveranno...
il personaggio del Joker è chiaramente molto legato alla follia. Certo. C'è da parte tua una preparazione prima di affrontare un doppiaggio? No, sai, faccio questo mestiere da sempre, ma partendo dal teatro, io ho fatto soprattutto teatro, doppiaggio è una cosa che mi diverte, mi piace, eccetera, però tra una tournée e l'altra. Certo. E quindi sei abituato ad affrontare i personaggi, anche quelli un po' più tosti. Certo. Poi il mio genere è sempre stato abbastanza commedia, divertimento, eccetera, quindi quello va bene. Io ho portato un po' di roba mia, un po' l'ho trovata nella sua e ci siamo sposati. Trovati perfettamente. Volevo condividere con te anche un ricordo. Se ti ricordi quando hai detto io farò il doppiatore, cos'è no, ti ha portato? No, una volta, sì. Ma perché sentivo, io come ti ho detto ho cominciato in teatro, perché non è che snobbassi, però fai tardi la sera, non ti alzi, so quelle robe là. Quando avevo delle pause, quelli che mi parlavano, ho doppiato, dico, beh, se lo fanno loro posso farlo anch'io. Una sera in un ristorante ho beccato un capo di una società di doppiaggio, dico, scusami, ma tutti, e io? Vieni. E allora sono andato, ho sentito la voce, ho cominciato con i brusii, bim bom bom, e poi vabbè, sono arrivati i ruoli più divertenti. Ringraziandoti per la immensa disponibilità che ci hai concesso, volevo concludere l'intervista con, se ci sono, dei suggerimenti per chi si vuole avvicinare a questo mondo, al mondo del doppiaggio, per chi vuole fare il doppiatore. Ma per fare, guarda, il mondo del doppiaggio, io parlo sempre poi di attore, perché fa parte del nostro mestiere di attore, teatro, cinema, televisione, doppiaggio. Uno, la curiosità. Secondo me uno deve essere curiosissimo, vedere tutto, sentire tutto, quello che c'è da vedere. Anche la lirica, serve tutto. Il teatro, molto. Il cinema, molto, ovviamente. E poi, se c'è la passione, quella ti porta lei verso il microfono, non demorde, uno sbaglia, come dicevo, sbagliavano i grandi, certo. Sbagliamo anche noi. Perfetto, grazie mille per la disponibilità. A voi. Buon proseguimento e siamo sicuri che il Joker tornerà. Non mollate, eh? Grazie mille.